420.000 euro per contribuire alla rinascita dell'Oltrapò Mantovano dopo il sisma di un anno fa. E a quanto monta la percentuale destinata alla provincia di Mantova del fondo promosso da Confindustria, CGIL, CISL e UIL? Il meccanismo è piuttosto semplice: un'ora di lavoro data volontariamente dal lavoratore a cui corrispondeva un'ora del datore di lavoro. La somma, sapete, è sopra i 7 milioni, quindi un grandissimo sforzo di solidarietà che si è concluso in maniera positiva. La ripartizione di questi fondi non sarà a pioggia con piccoli interventi, ma è stata scelta la strada di realizzare delle infrastrutture chiavi in mano da consegnare ai comuni. La proporzione per Mantova definita è il 6%, per cui poco più di 420.000 euro, e verrà realizzata una struttura delle tre tipologie che oggi presentiamo come scelta, tra una struttura per gli anziani, una struttura di carattere sociosanitario e una struttura di carattere aggregativo sportivo. Il progetto sarà individuato dopo una riunione tra i comuni interessati fissata per la prossima settimana. Un piccolo grande tassello di solidarietà concreta che viene dal mondo produttivo e dai lavoratori per una risalita che è ancora lunga e difficile. Sono ancora tante le cose da fare per il terremoto, non nascondiamocelo, a cominciare dal fatto che ci deve essere quell'attenzione giusta sul terremoto lombardo, che appunto ha una sua tragedia purtroppo insita in questo terremoto. E mentre si parla sempre solo di terremoto emiliano, non più tardi di una trasmissione di venerdì sera c'è stato un importante servizio, eppure sono andati solo a visitare il territorio emiliano.